Si chiama L'Albergo, il nuovo manuale realizzato da Federalberghi e Confcommercio, presentato agli albergatori di Cervia. Una sorta di bussola per migliorare la gestione delle strutture alberghiere, per capire le preferenze dei consumatori e restare aggiornati sui nuovi trend del mercato. Uno strumento per innovarsi, per cogliere nuove possibilità imprenditoriali, perché oggi il turismo, il turista ha molte altre possibilità che fino a qualche anno fa non c'erano per prenotare un albergo e ha anche altre nuove esigenze che tempo fa non c'erano. Quindi guai a chi non coglie le istanze e le novità di un mondo che è in continua evoluzione. La guida che presentiamo, che è stata realizzata da Federalberghi e Confcommercio nell'ambito della collana Le Bussole, già il nome la dice lunga, perché è un segnale, una direzione, un aiuto, ovviamente non c'è la pretesa di insegnare agli imprenditori come fare il loro mestiere, ce ne guardiamo bene, anzi è il contrario, e poi qui c'è tanta competenza in sala che ha tanto da raccontare e tanto da insegnare, ma c'è stato lo sforzo di raccogliere buone esperienze in Italia e all'estero, guardando soprattutto alle novità, a quello che si muove in materia tecnologica, in materia di sostenibilità, tutto ciò che ci aiuta a offrire ai nostri clienti un prodotto all'avanguardia, un prodotto al passo coi tempi e che aiuta quindi le imprese alla destinazione a vendere al giusto prezzo, che è un problema oggi molto sentito, non sempre si riesce a ottenere il giusto prezzo e quando non si ottiene il giusto prezzo purtroppo gli investimenti entrano in sofferenza. Qui abbiamo in sala tanti imprenditori che vogliono investire, che ci mettono il cuore, la passione, il portafoglio e l'associazione fa del suo meglio per accompagnarli in questo sforzo. Confcommercio Cervia punta molto sul turismo, tra le altre iniziative infatti la creazione dell'Accademia dell'Ospitalità. Esattamente, ha aperto quest'anno, è stata intitolata al compianto Terenzio Medri, presidente Confcommercio Cervia, nonché anche regionale. L'Accademia dell'Ospitalità si occupa di creare dei corsi ad hoc sia per gli imprenditori che per i dipendenti del turismo. Questi corsi sono in parte finanziati da fondi Forte e Deburt, in parte dei corsi a libero mercato, creati anche con il coinvolgimento dei nostri imprenditori. Questo vuol dire che in riunioni che andremo a fare cercheremo di stabilire quali sono le priorità per la crescita turistica della nostra località e attraverso questi corsi cerchiamo di innovare e di porci al meglio in maniera moderna sul mercato locale e internazionale. Cosa offre questa nuova guida L'Albergo? Allora, questa guida fa parte della collana La Bussola e per noi che viviamo al mare è molto significativa. La bussola ti dà la direzione. Noi abbiamo bisogno di fare la fotografia delle gestioni di adesso per vedere poi come ci dobbiamo proiettare nel futuro. Questa guida è significativa perché ci dà gli indirizzi per continuare la rotta, che è la nostra mission, e chiaramente affronta anche il problema delle varie diversificazioni che vengono a crescere nell'offerta turistica, e noi a riguardo di questo chiediamo che le regole siano uguali per tutti. Cervia, perla dell'Adriatico, per cui l'albergo è una delle componenti fondamentali del turismo estivo. Diciamo che sono la nostra perla, il nostro fiore all'occhiello sono gli alberghi a Cervia. 360 strutture, dalle 5 stelle alla stella, ma pochissime, 1 o 2 stelle, ma soprattutto 3 stelle, moltissime, 4 stelle e 5 stelle. Sicuramente è una località nella quale l'albergo è una componente importantissima, è la componente che fa l'economia in un certo qual senso, che va a prendere i turisti, che li tratta bene, diciamo li dovrebbe nel senso buono del termine, li tratta bene, li cerca di farli ritornare logicamente, e che fa lavorare tanta gente, è un'industria che fa lavorare tantissime persone, che crea un buonissimo indotto per le aziende che forniscono gli alberghi, sia dal punto di vista fornitura normale che tutti gli arredi. Ecco, una nota molto favorevole è quella che l'albergo, gli alberghi cervesi sono parecchio ristrutturati, perlomeno parliamo del 70-80% ristrutturati
a differenza della costa, che il paragone è contrario. Ecco, questo è un fiore all'occhiello molto importante. Il turismo è sempre più legato alle offerte di un intero territorio. Ravenna e Cervia saranno unite in futuro da un ponte culturale? Ho colto l'occasione oggi di questo convegno con tutti gli albergatori cervesi per venire a promuovere il territorio culturale di Ravenna e per cercare di sollecitarli a lavorare in sinergia molto di più di quanto non sia stato fatto fino ad ora. Il turismo ormai è un turismo del territorio, non è più un turismo locale, per cui penso che l'offerta di Cervia, che è dotato di mare, natura e quindi percorsi naturali, debba assolutamente creare sinergia con la cultura di Ravenna. Perché? Perché le offerte devono essere sempre più complete, sempre più organizzate, il turista è sempre più esigente e più si riesce a creare dei percorsi, degli itinerari interessanti, più secondo me si rende accattivante il territorio. Una collaborazione con Federalberghi molto proficua. Assolutamente, Federalberghi ha praticamente curato la stesura di questo manuale, che è un manuale veramente operativo, che è stato scritto davvero da chi capisce di albergo e non da chi sta dietro una scrivania. Quindi non si vuole insegnare nulla a nessuno, ma vogliamo davvero che gli albergatori comprendano quante possibilità hanno oggi di innovarsi, di cogliere le istanze che vengono da un mercato che è cambiato e molto cambierà ancora. Oggi il turismo è sempre più globale, quindi la sfida per catturare i turisti è davvero molto importante, molto grande. Quali sono i mercati che Cervia è riuscita di più a intercettare? Ma ultimamente i mercati cambiano molto velocemente. Noi vorremmo cercare di individuare quei mercati che sono attenti al territorio, che oltre alla vacanza balneare riescono a coniugare il buon vivere, la conoscenza del territorio e anche una vacanza esperienziale. E quindi noi chiediamo che si lavori in questa direzione qui, nella direzione della valorizzazione del territorio. Per quanto riguarda l'estero, quali sono stati i turisti più numerosi quest'anno? Allora, i turisti più numerosi sono stati sempre i tedeschi e per noi è un bacino fondamentale l'area tedesca, che comprende chiaramente anche una parte della Svizzera e l'Austria stessa. E quindi noi vogliamo puntare ancora su quel mercato lì, perché in effetti è il nostro mercato di riferimento per l'estero, sempre chiaramente aperti a tutte le situazioni che si vengono a creare di nuovo. Ecco. Per quello che riguarda gli albergatori di Cervia, cosa si potrebbe fare in futuro per aiutarli nella gestione delle loro attività? Ma sicuramente a livello locale e anche regionale bisogna cercare di aumentare quello che è il tema della mobilità. Non è possibile che da Milano, piuttosto che anche da Monaco, di Baviera, ci vogliono così tante ore come per andare in Australia piuttosto che in Thailandia. La mobilità è un tema molto importante. Su questo con la Regione e con l'assessore regionale Corsini abbiamo già parlato, abbiamo attivato anche dei treni veloci. Qualcosa, ma non è tutto. Inoltre, sicuramente, ecco, come dicevamo prima, attraverso anche l'Accademia dobbiamo cercare di formare i nostri imprenditori alle evoluzioni digitali del turismo, per far sì che con una sinergia fra pubblico e privato dobbiamo riuscire anche a capire come fare per creare dei pacchetti turistici affinché il turista che viene qui, che è prettamente un turista balneare, riesca a scoprire la nostra regione e la nostra località per tutto quello che ha in serbo, quindi gastronomia, natura, cultura e storia. A conclusione del convegno, il presidente di Federalberghi ha sottolineato. Sì, consiglio, se così si può definire, identità.
E poi c'è tecnologia, ci sono tecniche, ci sono modalità, ma io dico sempre che vengono in secondo piano. Abbiamo un buon prodotto, va valorizzato, dobbiamo utilizzare tutti gli strumenti che ci aiutano a venderlo, la tecnologia è uno di questi.